Hai il pieno per la tua evangelizzazione. Ordina subito una box di Nuovi Testamento e riceverai in omaggio 40 Vangeli di Giovanni nella versione Pocket. Che aspetti? Ordina subito la promozione 40 Nuovi Testamento con in omaggio 40 Vangeli di Giovanni versione Pocket a soli 75 euro spedizione inclusa. Chiama subito o manda un messaggio WhatsApp allo 0975 37 22 10. Pace a te anche oggi siamo insieme, grazie signore a Dio per la bella occasione che ci dà. Non dimentichiamo che noi in Italia, poi in altre parti del mondo, ognuno lo deve fare nel suo piccolo. In Italia dobbiamo evangelizzare l'Italia ora, con la parola, con i mezzi, con i social, con la letteratura. Ognuno di noi deve sentirsi responsabile. Nel piccolo ambiente dove, come facevano la costruzione delle mura di Gerusalemme, che ognuno faceva il muro vicino a casa sua in modo che tutti pulivano davanti casa loro, e così tutta la città restava pulita. Così ognuno di noi deve costruire la chiesa di Gesù Cristo dove Dio ci ha messi, cioè dobbiamo far risplendere la luce che abbiamo bisogno, perché realmente noi credenti dobbiamo portare la parola del Signore e il Signore ci deve essere di aiuto. Noi vogliamo insieme pregare che lo Spirito Santo ci guidi in ogni cosa, non solo per ascoltare la parola in questo spazio di tempo, ma tutto il percorso della nostra vita. Ogni attimo della nostra vita deve essere guidato dal Signore, perché deve essere così. Non possiamo vivere un po' sì, un po' no, come le luci sull'albero di Natale. Chiedo scusa un attimo, voglio chiamare la regia che c'è qualche problema. Abbiamo qualche problema con la fa intermittenza e viene a vedere un po' come funziona qui perché realmente c'è qualche problema si spegne e si attacca scusami tanto sorella scusami fratello però dobbiamo fare queste cose così funziona tutto meglio allora stavo dicendo noi dobbiamo pregare il Signore di mantenere un continuo rapporto da essere guidati dallo Spirito Santo, non possiamo fare oggi è domenica. Sì, domani è lunedì. No, dobbiamo mantenere un filo continuo. Non dobbiamo fare come le luci sull'albero di Natale: un po' si accendono e un po' si spengono. Resta per cortesia perché si spegne spesso e si chiude e si apre. Guarda un po'. E così dobbiamo proseguire e andare avanti. Preghiamo insieme che lo Spirito Santo ci guidi questa mattina. Signore, veniamo a te insieme nel nome di Gesù. Ti chiediamo un'assistenza speciale perché abbiamo bisogno che lo Spirito Santo porti luce ai nostri cuori, a me che parlo, al fratello, alla sorella che ascolta in modo che tutti insieme possiamo essere edificati, fortificati nello Spirito, apprendere come camminare con te ed essere da te guidati. Te lo chiediamo insieme, Signore. Amen. Amen. Vedi se è spento. Signore, aiutaci questa mattina perché c'è qualche problema di connessione. Ebbene, questa mattina... Vogliamo leggere insieme Salmo 50 verso 14. Dice così, come sacrificio offri a Dio il ringraziamento e mantieni le promesse fatte all'Altissimo. Qui si può mettere all'Altissimo colui che tiene tutto sotto controllo. O oh, la stessa parola si può mettere onnipotente. In alcune versioni c'è l'Altissimo, in altre versioni c'è all'Iddio onnipotente, cioè colui che mantiene tutto nelle sue mani e può fare tutto quello che noi non possiamo neppure immaginare. Questo è importante. E dice qua, offri a Dio il ringraziamento e mantieni le promesse. Offrire a Dio il ringraziamento quando noi andiamo in sua presenza, mentre restiamo in sua presenza, mentre camminiamo durante il percorso del nostro cammino, Signore ti ringrazio. Signore ti ringrazio. Signore ti ringrazio. Ti voglio far avere un riscontro particolare. Quando tu nella tua vita, durante il percorso del tuo cammino, ti rivolgi al Signore così, provaci, poi ci riprovi. Avvicinati al Signore col cuore. E dici, Signore, ti ringrazio mentre cammini, mentre fai i servizi, mentre, mentre sei in macchina. Signore, ti ringrazio. Signore, ti ringrazio. Signore, ti benedico. Signore, ti lodo. Si spegne ogni momento. Si spegne, non, non succede niente pure. Ma si stacca qui. È solo un Puoi andare avanti. Posso andare avanti, ma mi distraggo. Va bene. Chiedo scusa perché qua si spegne, perciò ti vedo e non ti vedo, questo è il problema. Allora andiamo avanti. Quando tu provi a fare questo col cuore, così come ti sto spiegando, avverti dentro di te un benessere. Non l'hai mai provato o non ci hai mai riflettuto. Però credente, ascoltami, ti dico le cose che sono scritte, sperimentate e funzionano, stai tranquillo. Quando tu cammini, ti muovi durante il tempo, durante la giornata, dove ti trovi, prova a fare così. Signore ti ringrazio, Signore ti benedico, Signore ti rendo lode, grazie Signore, grazie che mi hai creato, che mi hai ricreato, mi hai fatto mangiare stamattina. Tutto quello che è di buono, che ti viene in mente e che man mano si accumulano nella tua vita, perché quando tu apri così e ti muovi così, ti si accumulano dentro la tua anima, nella tua coscienza, vengono in luce tante cose che il Signore ha fatto nella tua vita, nella tua casa, nella tua famiglia. E sai che ti succede? Che si accende come una luce nuova che non ti fa fermare di ringraziarlo. <ride> Sai, mi viene la voglia di farlo mentre te lo dico, perché è così. Allora tu magari sorridi, ma già il fatto che sorridi, da come te lo sto spiegando, questo è un benessere che ti viene addosso. Perché se già sorridi e senti che ti viene da ridere, Già è un benessere che si rilassa sulla tua vita piuttosto che arrabbiarti. Allora funziona. Ascolta, lo devi provare, provare per credere. Questo lo puoi fare. Ora, man mano che stiamo insieme, già comincia a farlo. Signore, ti ringrazio, ti benedico, ma ti, ti voglio ringraziare anche per il fratello Cataldo che sta qui e ci parla di cose che sono nella tua parola e che noi non ci abbiamo neppure pensato. Offri a Dio il ringraziamento. Gloria sia resa a Dio. Quando tu lo fai cominci a stare meglio, ma subito. Prova a vedere, per esempio, quando c'è un po' di qualcosa che... Sei movimentato in casa che dice, vabbè, allora sai che facciamo? Preghiamo il Signore. Metti insieme le persone, mettiti a pregare. Come dici, dai, preghiamo, subito senti che qualcosa cambia. Ah, vuol dire che funziona. Gloria sia resa a Dio. Dio è grande, veramente. Nel Salmo 51 17: C'è un altro ingrediente che noi abbiamo bisogno quando ci accostiamo a Dio. Poi ascoltati questo messaggio e ti aiuta a vedere la tua vita cambiata. Sacrificio gradito a Dio è uno spirito afflitto. Tu, Dio, non disprezzi un cuore abbattuto e umiliato. Allora, quando siamo scongassati, messi sotto sopra, che non sappiamo neppure noi da dove cominciare e come continuare, quando sei così tutto spezzato a pezzi e vai al Signore, Lui ti riceve così come sei. Sono dei principi nella Bibbia. Gesù lo dice con altre parole, lui non trita la carne rotta e non spegne il lumicigno lo E Vedi, queste immagini ci aiutano a comprendere se per esempio c'è una carne rotta lungo la strada che c'è passato il camion con una ruota sopra. sopra non si può più usare per la vigna, per i fagioli, per metterci i fagioli rampicanti, non si può usare per fare il flauto. Ma questa immagine dice che quando andiamo al Signore, Lui non la butta quella canna rotta, gli dà la vita un'altra volta e diventa come nuova, la rigenera. Se quasi senti la vita che si spegne come un lucignolo fumante, quando vai al Signore, Lui ti riaccende. Leggiamo un'altra volta questo verso. Così sappiamo che quando siamo giù e andiamo al Signore, Lui ci ricarica. Leggiamolo un'altra volta. 51 17. Che succede? Lo leggo io. Sacrificio gradito a Dio è uno spirito afflitto. Tu, Dio, non disprezzi un cuore abbattuto e umiliato. Tu non disprezzi un cuore abbattuto. Andare a Dio con lo spirito mesto e sottomesso. È il modo che piace a Dio. Allora, quando ci accostiamo a Dio, e dobbiamo farlo sempre, perché non è che c'è un momento che dobbiamo andare per trovare la sedia dove ci dobbiamo inginocchiare. E lungo il percorso del nostro cammino dove siamo, abbiamo scoperto la seconda cosa. Il ringraziamento, Signore, grazie che mi hai creato, mi hai ricreato, mi hai fatto mangiare, mi hai dato una famiglia, ero partito solo, poi mia moglie e poi ho cinque figli. Signore, grazie che hai guarito la mia figlia non appena è nata, la primogenita. Tutte queste cose creano il ringraziamento serio, onesto perché. Ringraziamo Dio per cose che abbiamo constatato. Grazie che sei morto per me, che mi hai dato la salvezza, che mi hai ricreato, mi hai riempito di Spirito Santo. Signore, grazie. Con uno spirito arrendevole, cioè andiamo davanti a Dio. Non possiamo andare con l'orgoglio di andare davanti a chi. Andiamo davanti al Signore. In Ebrei capitolo 13 verso 15 continua questo. Per mezzo di lui, cioè per mezzo di Gesù, dunque offriamo continuamente a Dio, offriamo continuamente a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra confessanti il suo nome. Alleluia. Molti credenti non hanno scoperto la ricchezza che c'è nell'odare Dio continuamente. Stanno sempre col muso come un elefante, con la proboscide abbassata, sempre arrabbiati. Fermati. Queste indicazioni che sono nella parola del Signore, sorella, fratello, servono per me e per te. Ma non forzate, come dire lo devo fare perché devo stabilire un quarto d'ora che devo fare così. No, devono venire fuori in semplicità dal nostro cuore e noi gli dobbiamo dare spazio con labbra confessanti, dobbiamo coinvolgere il cuore da dove sorgono. È tutta la nostra vita, è le labbra che confessano. Che cosa confessano? Confessiamo, ci accordiamo. Confessare vuol dire accordarsi secondo i principi di Dio. Ti ringrazio Signore, ti benedico. Il ringraziamento è d'obbligo. Già che possiamo essere davanti a Lui ed essere ascoltati, ed essere in prima persona perché quando tu vai al Signore sei in prima persona davanti al Signore, davanti al re dei re. Pensa se vuoi andare davanti al re Carlo III, e eh, scordatelo. Pure che fai la fila, passano gli anni. Non abbiamo forse da ringraziare Dio che adesso, mentre parliamo io e te siamo davanti al Re dei Re e siamo in prima persona e lui ci ascolta e ci risponde. Ma non ti pare che dobbiamo ringraziare Dio noi? Perché lui ha fatto un sistema meraviglioso, l'ha fatto lui, non noi. Signore aiutaci, lui fa le cose alla grande. Per esempio se devi fare un'irrigazione nel giardino. Chiama il più grande ingegnere e poi vedi che non funziona, l'acqua si disperde, mo si rompe. Invece Dio che cosa ha fatto? Negli alberi dove ci sono le foreste c'è un risucchio nel cuore degli alberi che attirano la pioggia. Lui fa partire il vento, porta le nuvole, innaffiano, poi arriva l'altro vento e si porta via le nuvole. Ha fatto tutto senza operai. Dio è l'Iddio degli eserciti, ha ah, degli eserciti che noi non vediamo, che sono all'opera per fare queste cose. <ride> che stai pensando? Che siamo davanti a, a un uomo della terra, a un regnante, perciò noi dobbiamo. Allargare la visione. Se noi leggiamo la parola del Signore e la meditiamo, noi scopriamo la grandezza di Dio e non troviamo più le parole per ringraziarlo. Allora ringrazia il Signore, lodalo, benedicilo. Quando tu lo cominci a fare, allora senti che qualcosa cambia nella tua vita. Non l'hai fatto, comincia subito. Conta le benedizioni che hai ricevuto. Contale una per uno. Tutte quelle che ti vengono in mente. C'è un percanto che dice questo, nella lingua inglese dice: "Conta le tue benedizioni. Contale una per uno e vedrai quanto il Signore ha fatto per te". In italiano non dice la stessa cosa, in italiano dice Fida in Dio che ti può salvare, i suoi doni non dimenticar, capirai con grato cuore la grandezza del Signore. Invece in inglese dice Count your blessings, name them one by one, conta le benedizioni, numerale uno per uno, sa che il libro ne viene fuori. Un rotolo che non finisce mai. Lodare il suo nome. Rileggiamo il verso perché sennò no lo ricordiamo. Allora, dice: Cioè, il frutto di labbra che confessano il suo nome. Sai. Il suo nome, Gesù, vuol dire Salvatore, colui che ti ha tirato fuori. <ride> Lodare il suo nome, il nostro Salvatore, grazie, 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 includendo tutti i benefici che hai ricevuto. Ti ha creato, ti ha ricreato in Cristo, ci ha ricreato in Cristo, ha creato il cibo per mangiare, ci ha ci ha rinnovati, ci ha dato tutto quello che ci ha dato. Ci sarebbe da essere scioccati. Mi viene in mente un giorno un ragazzo che si stava annegando. Nell'acqua c'era un fiume che passava il ponte sopra. E così era uno spagnolo. E questo ragazzo e passava un altro ragazzo che lo vide che stava negando aveva preso una paura che non riusciva a uscire fuori dall'acqua il ragazzo che andò a prenderlo per tirarlo fuori lui restò talmente scioccato che quando lo tirò a riva restò con la mente imballata e sai che diceva, in spagnolo diceva, lo muchachos me salvò, lo muchachos me salvò, lo muchachos me salvò. Non diceva niente più, diceva solo lo muchachos me salvò, lo muchachos me salvò. Perché era restato tanto impresso nella sua vita che stava per affogare e ha visto la morte con gli occhi, che era stato fissato. Che non diceva più altro, lo Mucciaccio mi salvò. Noi tutto quello che ha fatto il Signore lo dobbiamo lodare, benedire, glorificare. <ride> tutti i benefici ricevuti, ricreati, creati, ricreati, salvati ha pagato il prezzo del riscatto perché eravamo. Nati sì, ma perduti per l'eternità. In Primo Timoteo 2,6, lui, sempre Gesù, che noi dobbiamo lodare. Guarda cosa ha fatto. Primo Timoteo 2,6. Lui ha dato la se stesso come prezzo di riscatto per tutti, per me e per te. Questa è la testimonianza resa duemila anni fa sul monte Calvario. E col suo sangue, non è che il sangue si è perduto. In primo Pietro, capitolo 1, verso 18 e 19, è proprio il sangue, la vita di Cristo. Che ci purifica, ci lava, ci ha salvati, ci ha purificati, ci ha guariti e ci ha permesso di avere la continuità della vita eterna. Leggiamolo insieme. Sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatovi dai Padri, ma con il prezioso sangue di Cristo. Come quello di un agnello senza difetto, sei grande signore. Sei grande signore. Come facciamo a non dire signore grazie? Si è sostituito sulla croce, è stato crocifisso, cioè per pagare il prezzo. Come dire, ha detto al padre, non ti preoccupare. Pago io per lui. Se lui crede in me, lo facciamo entrare gratuitamente nella vita eterna. Signore, grazie. Ma ancora di più c'è nel prossimo verso. Dice che già è stato disegnato avanti, prima, fin dall'eternità. Per la nostra salvezza eterna, leggiamo il verso 20, ma che sei grande Signore, ma noi lo dobbiamo lodare, non ci dobbiamo fermare. Già designato prima della fondazione del mondo, egli è stato manifestato negli ultimi tempi per noi, cioè per la salvezza eterna e al tempo giusto, tra la prima venuta, quando è venuto nell'incarnazione, e incarnazione, e prima del suo ritorno, ci ha riempiti di spirito, ci ha salvati e ci ha riempiti di Spirito Santo, leggiamo in Atti 2:17. Atti avverrà negli ultimi giorni: lo spazio degli ultimi giorni, nel sistema eh, della venuta del Signore. Dice Dio, io spanderò il mio spirito sopra ogni persona, i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno e i vostri giovani avranno delle visioni e i vostri vecchi sogneranno dei sogni. Ci ha salvati, ha sparso il suo Santo Spirito nei nostri cuori in modo percepibile, avvertibile che ha cambiato la nostra vita e come dice in Romani 5,5... Noi abbiamo permeato tutto il nostro essere con la sua divina presenza, la speranza, messo la speranza della vita eterna, che non delude perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Ti posso chiedere. Se dopo aver ricevuto tutto questo, tu che sei salvato, ma anche tu che sei stato creato e non sei nata di nuovo, e non sei nato di nuovo, ma sai che se non ti creava lui tu non c'eri e se non metteva a disposizione tutto quello che mangiamo, viviamo, dimoriamo, viviamo, respiriamo, tu non c'eri proprio. Come facciamo a non lodare Dio? Ma quanto sei grande, Signore? Ti vogliamo benedire. Ti posso chiedere, se dopo aver ricevuto tutto questo non sentiamo il dovere di lodarlo? Siamo sinceri? Deve essere artificiale la nostra lode? Deve essere forzata? La dobbiamo fare perché, ma scusa, noi andiamo a cercare qualcosa a qualcuno e non ci fermiamo mai di ringraziarli quando riceviamo un beneficio. Con Dio, dopo che ci dà tutto questo, non dobbiamo noi ringraziarlo? Signore, ti vogliamo lodare, ti vogliamo benedire, ma non che lo dobbiamo fare perché ci viene imposto, ma il nostro cuore deve avere questa riconoscenza. C'è un bel canto, cantiamolo. Così lo cantiamo insieme. Il numero 674 che dice: "Ti loderò signor", però lo dobbiamo cantare sore per piacere, ma col cuore perché lui è degno di essere lodato. Facciamolo insieme. Uniamoci di pari sentimento. "Ti loderò signor". Con tutto il cuore. Alziamo le mani, alziamo la voce. Dove sei? Perché lui è degno. Non è che eh, lo impone il fratello pastore, lo impone il vescovo, lo impone il cardinale. No. Lo dobbiamo sentire nel cuore perché realmente perché ci troviamo qui? Cantiamolo insieme. Pare che sia fuori luogo di lodare il Signore, ma io credo che non ci dobbiamo fermare mai se vogliamo essere, e se vogliamo godere della presenza dello Spirito Santo nella nostra vita, dobbiamo fare così: man mano tu dici, Ma come faccio? Io fallo, perché man mano si delinea nella tua vita. Non che diventa un'abitudine, diventa un piacere fare così. Quando accadono delle controversie, tu li guardi e ci sorridi, perché se te ci arrabbi che succede? Ti avveleni solo il sangue e stai male, ti bruci il fegato. Hai capito che cosa voglio dire? È molto importante quello che, è, perché così si ristruttura tutta la tua vita. No, dici ma io mi devo arrabbiare. E beh se ti arrabbi stai peggio. Noi dobbiamo prendere decisioni. Certe decisioni li dobbiamo prendere seriamente col Signore. Nella parola del Signore ci sono tutte le indicazioni come vivere una vita. Con la possibilità di avere una continua comunione con il Signore, un'alimentazione continua, come il tralcio legato sulla vite. Tutte queste immagini di contadini che troviamo nel Vangelo, il Signore non ci vuole far ritornare a fare i contadini e ci dà lezioni agricole ci fa vedere le cose che ci circondano che così funzionano diversamente non funzionano un tralcio staccato dalla vita dalla vite non porterà mai frutto tu credente staccato dal Signore che fai un po' sì e un po' no non porti mai frutto Né per te non hai il frutto dello Spirito, prima di tutto ti manca tutto. Quando fai attacca e stacca, collegamenti e scollegamenti, il frutto dello Spirito dentro di te non si sviluppa. Qual è il frutto dello Spirito? Forse non lo sai. Galati 5,22. Resti asciutto, resti a secco di queste benedizioni perché è il frutto dello Spirito che ti rigenera dentro, è la sua presenza, lo Spirito che attraverso questi frutti che ti fanno assaporare il gusto delle benedizioni di Dio. I frutti quando te li mangi li gusti, se non te li mangi non li gusti. Leggiamo che cosa cresce in te. Quando tu mantieni il filo continuo, allora funziona. Per cortesia, 5.22. Sta TV stamattina che si spegne e si accende. Galati 5.22. Il frutto dello Spirito ti manca l'amore, ti manca la gioia, ti manca la pace, ti manca la... Pazienza, ti manca la benevolenza, ti manca la bontà, ti manca la, fede, ti manca la fedeltà, ti manca la, la mansuetudine e poi l'ultimo a tutti, ti manca l'autocontrollo. Apri il cielo: che succede? Succede di tutto e di più. Il Signore attraverso la Sua parola ci dà le indicazioni come stare bene. Poi, se vuoi stare male, è una scelta che la fai tu perché diversamente stai male. Lui è il creatore che ci parla e che ha lasciato il libro di manutenzione, come manutenzionare bene la nostra vita, con il rapporto con lui per vivere una vita che è piacevole e che ci piace viverla e ci piace vivere e ci piace morire se ci chiama. Perché siamo suoi, ci sentiamo suoi. Signore, finché mi lasci io continuerò a predicare il Vangelo. Se mi chiami, vengo con te, sono felice lo stesso. E questo vuol dire essere beati. Il Signore ci rende beati. Non felici, come diceva il fratello ieri sera. La felicità umana, è in greco ha detto quel fratello, giovane, ha detto che la felicità umana è una cattiva parola in greco, vuol dire tanti demoni che agiscono dentro e ci portano verso una felicità che vola come quando si addrizzano i capelli e, e, e ognuno va per i fatti suoi. Invece, la gioia del Signore, la gratitudine, porta. La beatitudine, le ricchezze celesti, trasferisce nei nostri cuori. Leggiamo da dove siamo partiti, non per ricominciare da capo. Salmo 50, 14, perché c'è un'altra parte importante. Come sacrificio offri a Dio il ringraziamento, sacrifica tutte le altre cose, ma innalza il ringraziamento viene verso Dio e mantieni le promesse fatte. E questa è un'altra cosa importante, perché noi siamo faciloni. Promettiamo io faccio questo, faccio quello, Signore, io ti do... Signore, ti do la vita. Quando ci convertiamo, Signore, io voglio morire per te, ma Lui non ci vuole che moriamo per Lui. Deve morire la vecchia nostra natura, la nostra natura vecchia, peccaminosa. Dobbiamo vivere per Cristo. Certo che nell'ignoranza non appena ci convertiamo, diciamo voglio morire, ma dobbiamo, dobbiamo morire, ma morire la vecchia natura è vivere per servire il Signore con la sua divina presenza dentro di noi. Signore voglio vivere per te. E poi continuare. Tanti fanno mille promesse e poi si perdono per strada. Forse sei una di quelle, forse sei uno di quelli. Fratello, riprendi la strada che il Signore oggi ti sta parlando in un modo semplice ma pratico. Perché noi dobbiamo essere pratici nella vita cristiana. Molti Sembra che stanno già nel cielo e gli altri si sentono sempre nell'inferno. No, noi siamo tra la terra e il cielo. Noi siamo in terra ma siamo nel cielo. Dove comincia il cielo? Sotto i nostri piedi. Dove comincia la terra? Sotto i nostri piedi. Noi siamo già nel cielo. Solo che dobbiamo protenderci verso il terzo cielo per mezzo della fede e ci alimentiamo. Signore grazie. Mantieni le promesse fatte, paga i tuoi voti a Dio, al Dio onnipotente, stiamo parlando di Lui, al Dio altissimo come abbiamo letto. Parliamo di El Shaddai, El Shaddai, il di Dio onnipotente, si presentò al nostro padre della fede Abramo, in Genesi capitolo 17, verso 1, mi piace prendere il presente e anche il passato e il futuro, perché noi come credenti viviamo al presente. Quando Abramo ebbe 99 anni, 99 anni, il Signore gli apparve e gli disse, io sono il Dio onnipotente, è Lui che noi dobbiamo rendere conto. Cammina in mia presenza e si integro. L'Altissimo che tiene tutto sotto il suo controllo, colui che può fare ogni cosa. È di Lui che parliamo perché noi siamo in Sua presenza e la Sua parola che abbiamo nelle nostre mani, è del suo Figlio Gesù Cristo che è venuto per salvarci. Tutto quello che noi non immaginiamo Lui può fare, neppure Ma lui richiede integrità. Dio, l'ultima parola, le ultime tre parole che abbiamo letto, si integro e cammina in mia presenza. Noi siamo la continuità di Abramo, come si muoveva lui ci dobbiamo muovere noi. Leggiamolo per cortesia. L'ultimo rigo. Così confermiamo quello che diciamo. Cammina mie, alla mia presenza e si integro. Ve l'ho letto io, va bene così. Ora, integro vuol dire integrità, onestà. Nei nostri rapporti con Lui, allora abbiamo fatto delle promesse a Dio, abbiamo fatto dei voti. Perché la seconda parte di dove abbiamo letto dice come sacrificio offri a Dio il ringraziamento. E abbiamo capito bene questo. Però c'è un'altra parte. E mantieni le promesse fatte al Signore. Ho detto prima, noi non dobbiamo fare le promesse, come si dice, promesse di marinai. Perché si dice promesse di marinai? Perché girano con le navi, dovunque si fermano trovano delle ragazze e gli promettono di sposarsi. Ogni porto: 3, 4, 5 ragazze. Tutte che poi, quando torno, ti sposo. Intanto cercano di avere quello che gli serve nel momento e poi, presa la nave, si dimenticano di tutti. Molti credenti fanno così. Sole, se hai fatto promesse da marinai, frate pure tu, rettifichiamo un poco il tiro perché non va bene. Il voto, il, la, le promesse ci legano a Dio, è come un voto, voto, è come un nodo che facciamo, un legame. Dobbiamo dire a Lui, leggiamo. Un'altra volta questo salmo. Lo leggo io perché tengo la televisione che mi dà fastidio, si spegne. Come sacrificio offri a Dio il ringraziamento. Abbiamo chiarito, abbiamo cantato, abbiamo lodato Dio. Però mantieni le promesse fatte al Signore. Qui mi devi ascoltare con un po' di attenzione. Non dobbiamo essere troppo faciloni. Perché quando diamo una parola al Signore e facciamo un voto dobbiamo essere seri. Lo Spirito Santo ti sta parlando i voti che hai fatto già. Mentre ne parliamo, lo Spirito Santo te li porta in luce. Attenzione, questi li devi risolvere quando fai un voto al Signore. Devi stare attento. Mentre offriamo il ringraziamento per tutto e per il prezzo pagato per la nostra salvezza, come quando rammemoriamo la Santa Cena, perché noi stiamo offrendo a Dio il ringraziamento, quando andiamo a prendere la Santa Cena, c'è un esempio che ci aiuta a comprendere qualcosa di molto importante. Guardiamolo insieme. In Luca 22, 19 dice così, Signore tu sei grande, ti lo diamo. Poi prese il pane, rese grazie e lo ruppe e lo diede loro dicendo, Questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Quando noi ci accostiamo al Signore per lodare il Signore e offriamo il sacrificio della lode perché sacrifichiamo le altre cose e innalziamo la lode verso di Lui, è un sacrificio di lode. Se mentre siamo nella presenza di Dio ricordiamo di aver fatto qualche voto e non abbiamo mantenuto, e qui c'è un altro esempio che ci aiuta, in Matteo 5,23, dice così. Se dunque tu stai per offrire la tua offerta sull'altare, la lode, l'adorazione, il ringraziamento, e lì ti ricordi del tuo fratello, che il tuo fratello ha qualcosa contro di te, se mentre sei nella presenza di Dio ti ricordi che hai fatto dei voti e non hai mantenuto, fermati, metti a posto le cose, stai offrendo la tua offerta di ringraziamento e hai fatto una promessa a Dio, c'è un'altra cosa che devi fare e devi farla subito. Fa presto, nel verso 5, mentre ti viene in mente, mentre siamo nella presenza di Dio e ti viene in mente di aver fatto un voto e non lo hai mantenuto, Lui ti vuole perdonare, ma tu lo devi confessare. Io torno sempre. Su Primo Giovanni 1,9 mi porta a fare questo perché è molto importante. I sintomi di una salvezza vera è fatta di un desiderio di volerci mantenere sempre puliti davanti al Signore, per mantenere la pulizia della nostra anima. Dobbiamo confessare, ci dobbiamo accordare con Dio nel dire: Tu hai ragione, io sono venuto meno e hai ragione tu. Confessiamo i nostri peccati perché quando lo facciamo in sincerità, dice la Scrittura, Egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Leggiamo questo verso. Lui non solo ci perdona, perdona i nostri peccati. Egli è fedele e giusto da perdonarci e purificarci da ogni iniquità. In Matteo 5,25 questo esempio ci aiuta. Leggiamo. Fa presto a fare questo, fa presto a fare questo. Amichevole accordo con il tuo avversario, cioè ci dobbiamo accordare con Dio dicendo: Signore, perdonami. però, mo' vediamo di sistemare la situazione. Ci accordiamo tra noi e il Signore, perciò abbiamo la presa diretta altro che confessionile, ma è una volta al mese noi la dobbiamo fare sempre. Mentre vita naturale durante dobbiamo, dobbiamo purificare la nostra vita. Ci laviamo la faccia una volta al giorno e ci confessiamo una volta al mese. La faccia è più importante della confessione con Dio. Lascia perdere la confessione auricolare, che là dici qualcosa che ti piace e un'altra non la dici. Cominciamo ad essere seri con Dio, parliamo col cuore a Dio e siamo sinceri. Qui dice, fai subito. La seconda parte del salmo che abbiamo letto dice, e mantieni le promesse fatte al Signore. Immediatamente devi mettere ordine davanti a Lui. Perché mentre ti ricordi e ti vengono in mente, li devi confessare al Signore. Se non li puoi risolvere, il Signore perdonami. Se li puoi risolvere, lo devi fare. Perché non lo fai? Può costare qualcosa. Una volta per una promessa fatta al Signore ho dovuto fare un trasferimento di 240.000 euro per parole di vita. Grazie a Dio che siamo qui, perché non mi lasciava dormire. Se non li avevo il Signore sapeva, però in quel tempo c'era il movimento e ho preso e ho fatto tutto quello che... I voti si sì, bisogna adempirli perché sono cose serie. Se non li avevo, il Signore lo sapeva e non li pretendeva. Noi dobbiamo stare attenti. La seconda parte, leggiamola un'altra volta. Questa la dobbiamo leggere perché noi dobbiamo partire col piede giusto. Mantieni le promesse fatte all'Altissimo, all'Iddio Onnipotente. Ora guardiamo perché dobbiamo essere sinceri e seri con il Signore. Dobbiamo affrontare le situazioni. Se li lasciamo così non li risolve nessuno. Sorre, il tuo problema con Dio non lo risolve né il prete, né il sacerdote, né il vescovo, né il frate, né il pastore. Lo devi risolvere tu, devi andare al Signore tu. Devi avere. La franchezza, la libertà di andare al Signore Gesù non si è andato a nascondere quando è morto per pagare il nostro debito, si è esposto tra cielo e terra, dove tutti lo vedevano e anche sul Golgota, anche su un luogo sovrastante. Noi davanti a Dio dobbiamo essere seri. In Ecclesiaste capitolo 5, verso 4, dice così: Noi guarda, che se strutturiamo. Quando hai fatto un voto a Dio, una promessa a Dio, non indugiare ad adempierla, perché Egli non si compiace degli stolti, adempi il voto che hai fatto. Sorre, vogliamo vivere una vita seria con Dio. Se tra le persone facciamo un torto, non abbiamo quella... Se vogliamo fare pace, se vogliamo avere un buon rapporto, dobbiamo confessare che ho fatto questo torto. Se no che rapporto abbiamo? Con Dio lo dobbiamo fare. Leggiamo questo verso un'altra volta per cortesia. Qui non si tratta di un fratello, di una sorella, ma si tratta di Dio. Quando hai fatto un voto a Dio, non indugiare ad adempierlo, perché egli non si compiace che tu resti una persona storta, che pensi diversamente da come pensa Dio. Adempi il voto. E nel verso 9, no, scusami, e nel verso 5, meglio è per te non fare voti che farne poi non mantenerli, non adempierli. Ora, quelli che hai fatto fino in questo momento non lo sapevi, corri ai ripari chiedendogli perdono, ma da oggi in poi comincia ad essere più seria davanti al Signore. Io faccio questo, Signore, non ti preoccupare, prometti ai fratelli, io do la decima, io faccio questo, io faccio quello, io sostengo parole di vita, poi resti per strada, no. Quando tu fai una cosa, pensaci prima, la seconda parte, leggiamolo un'altra volta, perché se noi strutturiamo bene la nostra vita di rapporto con Dio, noi viviamo una vita veramente, no, leggiamo per cortesia prima il verso 5. Meglio è per te non fare voti farne e poi non ademberli. Questa è una cosa seria. In atti 5-4, e una coppia forse non aveva figli, non lo sappiamo. Adania e Sapphira fecero un brutto scherzo. Se questo non si vendeva non restava tuo e una volta venduto e ricavato non era a tua disposizione. Perché ti sei messo in cuore questa cosa? Tu non hai mentito agli uomini, ma a Dio. Signore, aiutaci. Quante volte facciamo una promessa a un amico e ci sentiamo in colpa se non la adempiamo? Ma qui è Dio, dobbiamo essere seri. Questi due ci rimissero la pelle, tutti e due. Signore, aiutaci. Qui non si tratta di un fratello, di una sorella, ma di Dio. Il marito, la moglie fece la stessa cosa, leggiamo nel verso 9. Noi dobbiamo. Allora Pietro disse, perché vi siete accordati a tentare lo spirito del Signore? Ecco, i piedi di quelli che hanno seppellito tuo marito sono alla porta e porteranno via anche te. Il Signore diede il dono di conoscenza a Pietro. Per sapere cosa avevano fatto e Dio fece l'opera sua. Dovevano morire lo stesso, adesso non ci sarebbero stati lo stesso. Ma sono morti di una, una brutta morte. Disubbidienza a Dio, mentendo a Dio. Non ci conviene. La parola del Signore, io mentre mi preparavo, il Signore mi metteva questo nel cuore, mi sembrava un messaggio duro. Il Signore mi diceva, tu devi esporre la mia parola, perché se loro fanno quello che dico, cambia la loro vita. Hai fatto delle promesse al Signore, mantienili. Fanno prima possibile. Non ti portare all'altra parte se parti quello che devi fare subito. Perciò dobbiamo essere sereni e camminare con il Signore. E dobbiamo stare attenti. Nel libro dei proverbi, nel capitolo 20, verso 25, dice così, è pericoloso per l'uomo prendere alla leggera un impegno sacro e riflettere solo dopo aver fatto un voto. <coughs> Come ho detto prima, ci dobbiamo pensare prima. L'esempio che abbiamo, il Matteo 5,25, dato da Gesù, dice, fallo subito, prima di andare a offrire l'offerta. 5.25 dice così, fa presto amichevole accordo con il tuo avversario mentre sei ancora per via con lui, mentre siamo nella presenza del Signore. È quello il momento che dobbiamo sistemare la faccenda? No, ma io poi li porto a fine mese nel confessionile. La confessione auricolare è un'invenzione tanto per passare il tempo, è del diavolo perché non gli dici mai tutto. Se invece tu vivi la tua vita continua alla presenza di Dio, cammini con Dio, immediatamente cerchi di risolvere il problema. Quando vai a mangiare al ristorante e ti cade il brodo sulla camicia, non rimandi all'altra settimana per pulirle e vai una settimana con la camicia sporca. Subito chiami il cameriere, per cortesia portami lo smacchiatore. Così dobbiamo fare con il Signore, dobbiamo vivere una vita continua così, ma non che deve essere un sacrificio. Vogliamo mantenere un buon rapporto, non vogliamo perdere l'amicizia con Dio a qualsiasi costo. Perché perdere l'amicizia con Dio vuol dire perdere l'eternità, ma ci conviene. Signore aiutaci. Facciamolo in sincerità davanti a Dio. Perciò dobbiamo essere sinceri davanti a Dio. Isaia capitolo 1 verso 18 e 19 ci danno il metodo che dobbiamo seguire. Venite, dice il Signore, e discutiamo, dice il Signore. Anche se i vostri peccati fossero come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve, anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come la lana. Vedete, il Signore vuole cambiare le cose, ma noi ci dobbiamo andare. Quando? Mentre camminiamo con Lui, l'ora del percorso della giornata, adesso, quando, quando dove è Dio? Se è sempre con noi, è dentro di noi, quando lo dobbiamo fare? Leggiamo il verso 19. Se siete disposti a ubbidire, mangerete frutti migliori. Se siamo disposti a obbedire, gustiamo il frutto dello Spirito Santo. Galati 5:22. Questo è importante perché noi dobbiamo gustare. Dio non si vede, il gusto non si vede, il gusto si sente quando uno ha comunione con Dio. Gusta la sua presenza, amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Abbiamo sempre pensieri poi che ci vogliono distogliere da seguire Dio, perché il nemico mette pensieri che ci vogliono deviare e noi dobbiamo scacciarli. Isaia 55, 7 e 8 dice così. Lasci l'empio la sua via, lasci l'empio la sua via e l'uomo inico i suoi pensieri. Tutti quei pensieri che sono in contrasto con la volontà di Dio li dobbiamo ammortire, non devono avere spazio devono ammutolirsi dentro di noi e convertiamoci al Signore, dirigiamoci verso di Lui, che Lui ha pietà di noi, il nostro Dio, Lui non si stanca mai di perdonare. Alleluia, se vai 5.000 volte al giorno, Lui ti perdona 5.000 volte al giorno, ma che vuoi più? Signore aiutaci, fammi guardare in faccia sta sorella. Sorella, se vai al Signore diecimila volte al giorno, Lui non si stanca di perdonarti. Perché non ci vai? Non è che devi andare e non puoi lasciare, o è adesso c'ho da fare devo e devo cucinare. Lo fai mentre cucini, perché non lo puoi fare. Dai, cominciamo a fare i cristiani. Questi sono i cristiani che vivono un rapporto di vita continua con Dio. Leggiamo il verso 8. Infatti i miei pensieri non sono i vostri pensieri. Noi vogliamo i pensieri di Dio che scendano nella nostra vita e vogliamo seguire le vie del Signore. E lui dice... Lei le vostre vie sono le mie vie, dice il Signore. E così abbiamo cominciato e finiamo con come sacrificio offri a Dio il ringraziamento e mantieni le promesse fatte all'Altissimo, all'Iddio Onnipotente. Pianifica la tua vita in questo modo con Dio. Egli è sempre con te. Cerca di essere sempre con Lui. Perché se cammini così, tu vedi la tua vita che cambia in un modo speciale. Ma sai che hai bisogno proprio di questo sistema di vita. Perché quella che stai vivendo ti porta sempre più lontano da Dio. Questo è il libro di manutenzione per la nostra vita umana, singoli o sposati, da soli o con la famiglia, da soli o nella società, da soli o in 8 miliardi di persone. Questo è il libro di manutenzione che serve per una persona e per tutta l'umanità, perché Dio lo ha fatto proprio per coordinare tutto armoniosamente e beato chi segue le direttive della parola di Dio, perché Lui è il creatore. Tutte le altre storielle, tutte le altre credenze, è tutta roba da macello, è tutta roba che inquina. Forniamoci alla fonte, abbeveriamoci alla fonte, abbeveriamoci della parola di Dio, manteniamo una continua comunione con il Signore Gesù e facciamo la sua volontà e vediamo quanto è bella la vita col Signore. Ringraziamo il Signore per la sua parola. Signore ti vogliamo ringraziare, ti prego in un modo speciale per la sorella, per il fratello, per l'amico, l'amica. Dagli il desiderio di voler mettere ordine nella propria vita e cominciare oggi un vero cammino con te. Fagli prendere questa decisione nel nome di Gesù. Vuoi prendere questa decisione oggi? Vuoi decidere di camminare con Dio così come il Signore ti ha fatto comprendere oggi? Se così è, la parola del Signore dice se due si accordano, il Padre risponde, io mi voglio accordare con te e come suo servo voglio pregare per te. Nel nome di Gesù Cristo, prega insieme con me. Nel nome di Gesù Cristo, Signore, ti prego, ti prego, ti prego di fargli avere dei riscontri nella vita a quella sorella, a quel fratello, a quell'amico, a quell'amica che in questo momento stanno decidendo davanti a te. di iniziare un cammino secondo quello che tu gli hai fatto comprendere mentre ascoltavano la tua parola, mentre la riascoltano e dovunque arriva la tua parola, si possa lo Spirito Santo far venire il desiderio di camminare secondo la tua parola con te per vivere una vita felice sulla terra e nell'eternità con te. Grazie per la tua parola. Signore, in qualsiasi momento che gli viene la voglia di cominciare un cammino così, Signore, ti prego anche per quelli che decideranno dopo, in un secondo tempo, perché lo Spirito Santo possa continuare ad influenzare la sua vita e vedere subito la differenza che si apre davanti a sé come un'alba nuova, come un nuovo giorno che comincia a camminare nella luce insieme a te, Gesù, che sei la luce del mondo. Ti ringraziamo, Dio, per la tua parola. Grazie per questo manuale, la tua parola che ci indica come vivere una vita gradita a te e piacevole a noi. Perché questo è lo scopo tuo: di farci vivere felici finché restiamo qui e per tutta l'eternità insieme con te. Signore, benedici tutti coloro che siamo stati insieme, coloro che hanno ascoltato, coloro che riascolteranno. Accompagna questo messaggio dovunque arriva in tutte le parti del mondo, Signore che la tua parola possa portare la tua divina presenza, la tua santa unzione, la potenza del tuo Santo Spirito per far decidere uomini e donne di scegliere te e continuare il cammino fino a destinazione insieme con te. Grazie Signore, grazie Signore, grazie Signore. Prendi nota dove abbiamo letto e quei versi che ti hanno parlato, vai a leggerli subito. Fai una foto sulla televisione e poi li vai a leggere. Offri a Dio il ringraziamento e mantieni le promesse e cammina col Signore tranquillamente. Salmo 50, 14, 51, 17, Ebrei 13, 15, Primo Timoteo 2, 6, Primo Pietro 1, 18 e 19. Ci puoi mettere anche vendili. Atti 2, 17, Romani 5, 5, Genesi 17, 1, Luca 22, 19, Matteo 5, 23, Primo Giovanni 1, 9, Matteo 5, 25, Ecclesiaste 5, 4 e 5, Atti 5, 4, Atti 5, 9, Proverbi 20, 23. Proverbi 20, 25, chiedo scusa. Isaia 1, 18 e 19. Isaia 55, 7, 8. Salmo 50, 14. Dove c'è Primo Pietro 18, 1, 18 e 19? Se puoi, mettici 1, 18 a 20. A te che possono servire questi numeri, fai una foto sulla tv. Va bene, togli nel 19 e ci lasci solo il 20. Grazie. Ebbene, Dio ti benedica, Dio piacendo, ci vediamo domani mattina perché stasera ci sono i fratelli in diretta che ti, ti chiedo di seguire perché noi stiamo pregando che il Signore in queste dirette dia pane fresco sempre, anche quelli già preconfezionati pre, eh, eh, pre hanno sempre la parola di Dio. Però in diretta l'ispirazione è il messaggio del momento che arriva secondo la guida dello Spirito Santo per l'assemblea. Anche, anche gli altri portano il messaggio, però quando siamo in diretta abbiamo il bisogno del momento che il Signore risponde, anche se il Signore sa far coincidere gli altri messaggi anche pre-registrati, parlano perché Dio accompagna sempre la sua parola, consegni, prodigi e miracoli come dice la sua parola. Ci vediamo domattina alle 10.30, Dio piacendo. Pace, buona giornata, a domani mattina, buona visione e Dio ti benedica.